Questo che vedete è un cerchiografo che ho dai tempi dell'università. L'ho usato molto per disegnare. Oggi ancora lo uso, non per disegnare, ma per i miei progetti di handmade e fai da te. La plastica che lo contiene si sta rompendo sempre di più. È molto rovinata e non è recuperabile. Siccome il cerchiografo è delicato e comunque ci tengo a conservarlo in buone condizioni, per proteggerlo ho deciso di realizzare una busta usando della plastica e il pirografo. Tutto quello che serve lo vedete qua sul tavolo da lavoro. In ogni caso, nell'info box trovate l'elenco completo di materiali e strumenti. La plastica da sola non basta per proteggere bene il cerchiografo, perciò uso anche del cartoncino leggero riciclato per dare alla protezione un po' di rigidità. La larghezza l'ho presa dalla confezione originale, la lunghezza la prendo usando direttamente il cerchiografo come riferimento. Dal rotolo di plastica taglio un pezzo sufficiente per avvolgere il cerchiografo. Abbondo un po', poi quel che avanza si taglia. Io uso stecca e taglierino per andare diritto, ma un paio di forbici vanno ugualmente bene. Il cartoncino è leggermente più grande del cerchiografo. Lo uso per decidere in che punto piegare il foglio di plastica. Cerco di ridurre lo spreco e ottenere avanzi più grandi possibili. Dei pezzi che rimangono potrei sempre farne porta etichette. La plastica ha su un lato lungo una piega, mentre un lato corto deve rimanere aperto. Perciò per ottenere la busta basteranno due saldature. Per lavorare meglio, tengo ferma la plastica con due pezzi di scotch. Siccome non voglio usare il pennarello per riportare le misure, uso direttamente il cartoncino come guida, tenendolo spinto verso il lato piegato del pezzo di plastica. Proteggo il piano di taglio con un banale foglio A4 e della carta da forno. Posiziono il pezzo nel verso più comodo per fare una saldatura sul lato lungo. Tenendo conto che nella busta deve entrare anche il cerchiografo, faccio la saldatura distante un paio di millimetri dal bordo del cartoncino. Faccio tutto a occhio. Prendo il pirografo e avanzo lentamente, in modo da saldare e tagliare la plastica al tempo stesso. Ora è la volta del lato corto, anche questo da saldare. Uso sempre il cartoncino come riferimento per andare diritto. Infine, non resta che tagliare con il taglierino la plastica che avanza sul lato dell'apertura. Siccome la parte saldata in prossimità dell'apertura è quella più delicata, e a forza di mettere e togliere il cerchiografo potrebbe strapparsi, decido di fare una piccola saldatura di rinforzo. Uso un secondo foglio di carta per limitare la saldatura ad un breve tratto. E con il pirografo faccio un passaggio veloce per saldare la plastica ma senza tagliarla. Ecco la busta finita. Dentro ci entra il cartoncino e anche il cerchiografo.